È martedì 30 settembre, siamo in via Gioberti con Luca Lombardi, fotografo che conosciamo, e amico di Punto Sanremo, amico anche personale, che domani, mercoledì 1 ottobre alle 6, alle 18, ha un aereo che lo porterà a Dubai, non diciamo per sempre, però per stabilirsi definitivamente. Esatto. Luca, la tua storia un po' la conosciamo, cosa hai fatto a Sanremo? Comunque sei partito praticamente dal niente, ti sei creato un nome nell'ambito della fotografia professionale, da domani cambi vita, vai a Dubai, per fare la stessa cosa. Esatto, per farla un po' più in grande, per farla con più qualità. Qui a Sanremo, visto che ormai per guadagnare di più bisogna soltanto lavorare più ore, perché non esiste purtroppo un sistema di agenzie vere, di moda. Agenzie pubblicitarie ci sono, ma sono più legate al territorio, non seguono grandi marchi. Invece Dubai è, diciamo, l'hub medio orientale di qualsiasi tipo di pubblicità, di promozione, e quindi ad esempio quando Ford, McDonald's, Bulgari, Mercedes creano una pubblicità per il mondo occidentale, ne esiste anche poi una versione medio orientale. Questo ad esempio viene fatto a Dubai. I più grandi eventi di moda, di spettacolo, di qualsiasi cosa del Medio Oriente vengono, a volte spesso anche del mondo, vengono fatti a Dubai. Quindi Dubai è una città abbastanza piccola, ma in cui succede tutto. Quindi tutto succede, è come avere è come essere contemporaneamente a Milano, a Londra, a Parigi, a New York, a Miami, ma in un ambiente, diciamo, più a misura d'uomo, con mille vantaggi come clima, assenza di delinquenza, tutte le strutture funzionano, c'è un sistema di tassazione che non strozza gli imprenditori, infatti si paga, si vede? Si vede questo zero? Si paga lo 0% di tasse. La sanità è a pagamento, alcuni altri servizi sono a pagamento, ma alla fine della fiera diciamo che Riesce a sopravvivere meglio. sì, il gioco vale la candela, e quindi lì è una delle città, è una delle cinque città al mondo in cui è più facile fare impresa. A differenza dell'Italia, che appena apri una partita IVA arriva lo Stato che ti punta un fucile come se fossi un criminale e cerca di spremerti il più Ok, ci possibile. hai spiegato il perché di Dubai, spiegaci il perché no Sanremo, perché basta Sanremo. Ma non ho nulla contro Sanremo, anzi, io 5 anni e mezzo fa non avevo 10 euro per una pizza, adesso vivo bene anche grazie a Sanremo, grazie al mio lavoro, ma grazie anche al mercato e ai clienti che ho trovato a Sanremo. Quindi non ho nulla contro Sanremo città. Il problema di Sanremo città è che è inserita nella provincia di Imperia, che è inserita in Liguria, che è inserita nell'Italia, e quindi siamo un po' ai confini dell'impero. Già l'Italia sta perdendo, diciamo, Appeal. un po' di appeal e di fascino. In più, questi sono i lavori che fanno i Sì, vicini, grazie, avete scelto il momento non è un migliore. problema. In più noi già siamo molto ai confini dell'impero qui, quindi città di frontiera non è, diciamo, proprio un posto molto centrale. In più ci sono i problemi delle città di frontiera, quali la delinquenza, immigrazione, cose che non sono il Non ti motivo aiutano. principale, non aiutano, diciamo, a vivere tranquilli. E tu hai, chiedo scusa, tu hai avviato un'attività e sei riuscito comunque a viverci della tua Sì. attività. Perché ce l'hai fatta e cosa dici a chi sono tantissimi a dire a Sanremo è impossibile fare impresa, per me è impossibile emergere? Cosa si può fare per farlo? Allora, da nessuna parte è impossibile fare impresa, da nessuna parte è impossibile emergere. È molto difficile trovare in tutti i posti del mondo gente che abbia veramente la voglia e il coraggio di emergere, di impegnarsi. La gente affronta la professione, io parlo per me, la professione del fotografo, del DJ o dell'artista in Lavori generale, creativi. i lavori creativi, come se fossero una passeggiata, come se fossero una cosa che tu fai tipo per farti bello con le ragazze, ad esempio, e non sanno che magari c'è dietro del sacrificio, c'è dell'impegno. Io per i primi 2 o 3 anni andavo a dormire ogni notte alle 6 perché dovevo provare, fare, vedere, studiare. Non sono mai uscito, non sono mai andato in vacanza, non ho avuto vita sociale, ma questo mi ha permesso nel frattempo di crearmi le conoscenze, le capacità e poi di usarle queste nel mio lavoro. Tanta gente fa il fotografo così alla leggera, fa la pagina nome e cognome fotografi su Facebook,
si atteggia un pochino E pensa di essere arrivato. e la Come cosa il finisce lì. cantante fa due pezzi e pensa di Sì, essere sì, sì. arrivato, come il DJ fa Fanno due queste serate. cose e poi invece di impegnarsi e dire no, ma se Luca ce l'ha fatta a fare queste cose, posso fare anch'io un percorso simile, si limitano a dire ah, lui lavora perché ha le amicizie, Certo, ad vabbè, questa è una esempio. cattiveria Sì, che conosciamo diventate tutti. simpatici anche voi se volete lavorare, almeno avrete le amicizie, che ne so. E ascolta, adesso abbiamo parlato del passo avanti che si fa andando da Sanremo a Dubai, Sì. quindi dell'entusiasmo, però mi duole chiederti, hai delle paure anche nel partire per, non dico l'altra parte del mondo, ma quasi, perché Sì, comunque sei quasi dall'altra parte del mondo. non sono a Savona, diciamo. Esatto. Non ho delle paure. So che mi verranno a mancare alcuni punti di riferimento. Certo. Qui a Sanremo, se devo fare qualcosa in comune, vado e parlo con Certo. Tizio. Se mi serve da fare un evento per in un certo posto, vado e parlo con Caio. Ho tutto a portata di mano, so dove devo rivolgermi, so. Lì mi mancheranno i punti di riferimento, ma anche i fornitori, Sì, beh, anche certo. semplicemente le cose più terra-terra che servono per il lavoro. Lì è come se andassi a vivere in un mondo nuovo che non conosci e pian piano ti accorgi che anche chiamare il taxi È una difficoltà. non è una difficoltà, però non è che dici faccio il 54, lì, il numero che è, ma aspetta, qual è il numero del taxi? Vai su internet, devo stampare le foto, Quindi la vai su tua è internet. più una paura logistica, Sì, e che paura non ho paura, più perché comunque un timore logistico. Conosco Dubai, conosco il sistema con cui lavorano le agenzie conoscono me fortunatamente e quindi so che in un mese e mezzo, due al massimo, ho tempo di trovare la casa e fare tutte le cose, poi il lavoro ingrana e va da solo, non c'è problema. È solo la mancanza dei punti di riferimento, Certo, diciamo, che poi quindi mi creerò con il tempo anche lì, ma in ovviamente. questo momento non ce li ho e quindi questa è la cosa che un pochino più mi spaventa, ma è una paura relativa. Ok, e quindi noi siamo qua anche per dire che è possibile partire da Sanremo e fare qualcosa, partire Sarebbe praticamente bello da se fosse zero. possibile anche restare a Sanremo e fare Bravo, era lì che qualcosa. volevo arrivare. Ok, glielo ho Tu bruciato. te ne vai per scelta tua. Ma pensi che, andiamo con il se, anche se non si ragiona con il se, pensi che avresti potuto continuare a fare il tuo mestiere vivendo dignitosamente del tuo lavoro, rimanendo qua, oppure andare via è l'unica scelta possibile? Sì. No, allora, nel mio caso. Io mi reputo un po' fortunato, diciamo, perché mi sono impegnato, però ho anche avuto delle circostanze Sì. Sì. fortunate. E quindi non, sono circostanze che magari non tutti possono avere. Ma questa circostanza fortunata non è ho conosciuto Tizio o ho conosciuto Caio, perché quelle sono cose che sono venute dopo. Certo. Circostanze fortunate sono di aver scoperto in un momento in cui avevo molta fame, perché non avevo nulla da fare, nessuna possibilità per il futuro, ho scoperto che mi venivano bene le foto. Ad esempio, e ho scoperto che se facevo le foto in un certo modo innescavo il meccanismo per cui il tizio poteva essere interessato, e quindi ho messo a frutto, diciamo, ho fatto di necessità virtù e quindi ho creato tutte queste condizioni per cui alla fine sono riuscito a vivere bene del mio lavoro. Il problema è che A, non tutti ovviamente hanno la stessa mentalità, forse io avevo il tipo di testa che funzionava perfettamente a Sanremo. A Sanremo si può vivere bene di fotografia e vi assicuro che si può vivere benissimo con la fotografia. Il problema è che quando poi ti abitui a vivere bene con la fotografia, vuoi anche vivere bene la tua vita. Io vivo bene con la fotografia, ma lavoro 100 ore al giorno. Non ho sabato, non ho domenica, lavoro sempre, 3-4 appuntamenti al giorno. Devo dire di no a dei lavori, mi chiama la gente per dei lavori, devo dire no, mi dispiace, non posso, non ho tempo. Io vado a Dubai perché voglio guadagnare di più, non soltanto come soldi, che è quello penso che tutti vogliano sempre L'obiettivo di guadagnare tutti. più soldi, ma voglio guadagnare più qualità della vita e più Ho tempo, ad capito. esempio per stare con mia moglie o per andarmi a fare una scampagnata o Certo. una sdesertata. Anche perché lì campagna non ne Sì. avrai molto. E lì a Dubai è possibile perché appunto con lavori più di qualità, quindi con agenzie, magari ti chiamano 2 o 3 volte al mese, Certo. altra agenzia ti chiama una volta e non lavorando sempre a ciclo continuo, diciamo a contatto con il pubblico. Voglio impostare il lavoro in modo che non sia il cliente a chiamare me, ma sia l'agenzia a chiamare me, quindi non i clienti privati. Quindi invece di avere ogni giorno 4 clienti privati, preferisco magari avere 1 o 2 clienti istituzionali a Certo. settimana e il resto del tempo posso impegnarlo per vivere, perché poi alla fine non si vive per lavorare. Ok. Quando si può e si riesce a lavorare di meno e a vivere di più,
meglio. E questo è il mio obiettivo, spero di Allora, riuscire. andando a chiudere, abbiamo capito che a Sanremo si può, volendo, fare impresa e Si vivere può fare anche benissimo. senza considerare tutto questo impossibile. Noi però adesso ti carichiamo di una responsabilità, nel senso che le parole sono belle, ma noi vogliamo i fatti. Quindi tu parti domani alle 6, alle 18 Esatto, per la alle precisione. 18. Atterrerai a Dubai quando? Alle 5:45 ora di Dubai, quindi 3:45 Stiamo di parlando mattina o mattina, pomeriggio? Ah, ok, di mattina, quindi di 03. notte, alle 3 di notte di Sanremo, per Sì. intendere. Ecco, noi avremo il piacere poi di seguirti, senza stressare troppo chi ci ascolta, Se perché no poi dicono giustamente, Luca Lombardi gnignignigni se su no sono tutti lì pronti a Facebook. dire che ci facciamo gli affari nostri pubblicamente, ma così non è. Abbiamo interesse a seguirti proprio per vedere se è così, cioè nel senso se partendo da Sanremo si può fare strada da un'altra parte. Qualche sportivo ce l'ha insegnato che è partito da Sì. Sanremo e è E riuscito a fare strada, qualche ne ha fatta di imprenditore, strada tipo 300 km al giorno. esatto, sportivi di ogni genere, tu Sì. hai citato Graglia. il nostro amico Michele Graglia, ma ci sono anche in sport più popolari Sì, sì, come nel sì. calcio Stefano Sturaro, nel baseball Alex Lee, di gente partita da Sanremo che è riuscita a diventare famosa su scala internazionale. Imprenditori ce l'hanno fatta e senza fare nomi ne intervisteremo uno nei prossimi giorni, un ragazzo che è partito da Sanremo e fa queste cose qua, custodie per iPhone, iPad e tutto quanto, tanti oggetti in legno lavorato a mano ed è un ragazzo che è partito dalla nostra città ed è riuscito a fare strada, seguiremo anche Luca. Quindi esiste una pagina Facebook per seguirti? Sì, abbiamo creato io e Sara, mia moglie, una pagina che si chiama Bye Bye We Go to Dubai, in cui segnaleremo i nostri progressi, come fare per spedire i pacchi a Dubai, come fare per prendere la patente a Dubai, come fare, cioè spieghiamo Sì, tutta una istruzioni guida, per l'uso. istruzioni per l'uso di Dubai e vorremmo sfatare anche qualche mito tipo ah ma lì è tutto artificiale, ah ma lì se non sei miliardario non vivi o queste stupidaggini che si dicono in giro per mancanza di conoscenza. Per poca cultura. Allora, Sì. tu parti domani alle 6, Esatto. mandaci una foto che la pubblicheremo e poi da quando arriverai, senza, ripeto, stressare troppo chi ci ascolta, ti seguiremo e vedremo se tutto andrà in porto come noi speriamo, come noi sappiamo che sicuramente andrà. In bocca al lupo Luca, buon viaggio, ci sentiamo domani. Ciao.